Gaetano, aiutami a spiegare la mia installazione. In maniera molto semplice ho fatto una raccolta di materiali che mi hanno suggerito questa installazione. Queste bottiglie sofferte che hanno avuto una storia col fuoco, con l'aria, hanno viaggiato. Con un nido che mi è stato regalato da un'amica in un momento di sofferenza, era un nido spinato. Ho iniziato a fare questo racconto, quindi la partenza da un luogo di sofferenza come può essere quello dei migranti in questo momento, che partono da un luogo di guerra alla ricerca di un nido più sicuro, un conforto. Mi emoziona questo andare, questo ripiegamento su se stessi, però verso la speranza, verso qualcosa che spero sia positivo per loro. L'altra opera è il nido gabbia, perché noi, pur avendo la sicurezza di un nido, forse a volte non ci accorgiamo questo, o ci accorgiamo che questo nido è anche una gabbia, e allora dobbiamo fare lo sforzo di uscire da questa gabbia per cercare altrove qualcosa di diverso, qualcosa di più. Poi leggo le due poesie che ho, che mi sono state suggerite. Migranti in cammino verso nidi agognati, sognati, persi, talora trovati. Giunte le mani, un dono d'amore, piccolo intreccio, il nido. Sì. Sono partita da un pensiero molto personale sul nido. Ho pensato, che cosa è per me il nido? Per me il nido, raccoglimento sì, ma molta interiorità. Quindi ho sviluppato la mia idea secondo un'idea di piccole installazioni, piccoli teatrini. Ognuno di loro è un piccolo nido. Per esempio c'è il nido del mare. Nido del mare perché nel mare ci sono tante sensazioni anche ataviche, in cui tutti alla fine, anche chi non ama il senso del mare, ha un qualcosa che lo richiama in sé. Ci sono tantissimi colori nel mare, tantissime vite. Io per esempio addirittura ci stavo anche lasciando la mia vita, ma questa cosa mi ha legato ancora di più a lui. Quindi nel mare trovo tantissimi spunti, come trovo spunti anche nelle parole desuete. C'è il nido delle parole desuete, le parole che sono state coniate, usate e dimenticate, però ogni tanto qualcuna ritorna alla memoria, e questo è bellissimo usarlo, perché ogni parola ha una sua personalità. Il nido del poeta sta dovunque. Il nido del poeta è tutto quello che mi circonda, tutto quello che ci circonda, perché penso che la bellezza sia dovunque, ma non aspetta altro che essere guardata, essere trovata. E poi c'è un Elenido perché sono io che faccio il nido in questo caso, non è il nido che ho trovato, ma sono io il nido. E che cos'è questo Elenido? È un libro chiuso, ma non è chiuso, perché è talmente impaziente di uscire all'aperto, ma nello stesso tempo si ritrae. E sono le mie interiorità, sono le mie sensazioni, i miei colori, insomma è la mia vita. Allora, la mia idea di nido è, per questa mostra ho pensato di, dopo un viaggio in Svizzera, eravamo a Locarno con Elena e abbiamo visto queste piccole foraghe che sono entrate in due pneumatici e hanno costruito questi due nidi, e devo dire la verità che ci siamo commossi. È commovente vedere come la natura è indifferente a noi, va avanti per la sua strada, è proprio indifferente, per cui tutto quello che noi continuiamo a produrre
vuol dire tutto quello che noi buttiamo, gli uccelli, gli animali si abituano a tutto questo e per cui i nidi, le folaghe decidono di fare il nido dentro questi pneumatici e siamo rimasti molto colpiti. Allora quando Stella e Elena hanno messo in piedi questa idea di nido, sono rimasto anche molto entusiasmato, dico allora posso mettere in atto questa idea della folaga, la faccio diventare mia. Ecco, io non ho inventato assolutamente nulla e ho preso due pneumatici che non sono altro i miei pneumatici da neve della mia automobile, quindi finisce la mostra, poi smonto tutto, altrimenti altre folaghe farebbero altri nidi, ma preferisco, come dicevamo con Aldo prima, che le folaghe facciano i nidi dentro un bel tronco, è molto più bello. Allora, cosa è successo? Ho fatto poi queste piccole sculturine di filo di ferro e li ho accomodati dentro il pneumatico come se fossero delle folaghe. E allora, le folaghe, il titolo, ho dato anche questo titolo a questa installazione, che le folaghe di Locarno mi hanno suggerito i nidi dell'altrove, perché pensavo l'altrove, la Svizzera, come un altrove, dopo la frontiera cosa accade? Accadono queste cose, gli svizzeri, ecco, in Svizzera anche le folaghe fanno il nido in un pneumatico, in Italia non l'ho mai visto, ecco, in Svizzera accadono delle cose particolari. E allora cosa succede? Ho creato questa frase, che le folaghe di Locarno mi hanno suggerito i nidi dell'altrove, nell'improbabilità elvetica, perché l'Elvezia è un posto improbabile. Allora, però, in tutta questa situazione di idilliaca, dove anche trovano un posto questi piccoli uccelli, c'è sempre, dove c'è tranquillità e c'è sempre quest'ala che va a rompere questi equilibri e queste armonie. Allora, l'altra sera ho messo in piedi anche questo dipinto, questo lavoro, e ho creato questa ala che sempre è pronta a distruggere tutto quello che avviene anche in natura. Noi siamo molto bravi in questo, stiamo distruggendo in continuazione, non so quanto durerà anche, vabbè, questo è un discorso lungo. E poi ho messo in piedi un'altra storia che è un dal bosco, io giro molto nei boschi e vado, quindi l'osservazione è questa, che dal bosco ho preso una radice e poi un nido che era caduto lì, un caduto del bosco, e ho creato questa piccola installazione su questa tavoletta. E dal bosco questo uccello vive fuori dal nido, ecco, e questo è tutto quello che ho pensato, ho voluto trasmettervi, grazie. Allora niente, posso intanto leggere la frase che poi ho scelto di mettere. Allora, vorrei stare in un nido, rannicchiata, scaldata, dalle foglie, dai rami, dalle piume, e diventare io stessa ramoscello. Ecco, tutto nasce proprio dal desiderio di far parte della natura. Cioè, io mi sento molto vicino alla natura, non posso farne a meno, mi ispiro alla natura per quando devo fare un disegno, quando devo fare un dipinto, mi immergo nella natura quando non sto bene, cioè proprio è una forte necessità. Ecco, e il nido è, cioè, qualcosa... avviene qualcosa di importante, no? Avviene c'è un incontro, una nascita, e ricorda un po' la casa, il calore della casa, e niente, come devo dire, sono arrivata a fare questo lavoro proprio guardandomi intorno, guardando in giardino, e c'era questo alberello morto, l'abbiamo tagliato e ho cominciato proprio a lavorarci intorno, prendendo proprio le foglie, i rami secchi dal giardino, aggiungendo anche dei fiori, un tocco di colore,
e poi alla fine ho messo anche le piume. Io non ho fatto nidi in questa mostra, ma mi hanno chiamato e sono venuto, e sorvolando come un corvo imperiale di norrenica memoria, ho visto, ho pensato e ho fatto memoria. Il nido per me è la casa, è un mondo di affetti, è un mondo da cui però bisogna anche sapersi staccare. E per far questo bisogna avere il coraggio della curiosità. Per questo motivo ho pensato due poesie di Tonino Guerra. La prima è La chiave, la ceva. Stasaira le passè parla con treda, la vecia clannà che esa d'andeste, e la masseva un quel sota faldeda. L'era una ceva anteiga, clatrue. Tfura le un fred, con da minuta pesa, molì contenta, avdese con clava. La iana ceva, e io per davai una chesa. Ui menca poc, e pu l'arrivarà. La ceva, uglia buteda, lanza l'atlata, clesura e campanum, puret più et lì, va in paradeis, o pora vecia, ciapa. Ui abite la ceva, drimipi. Stasera è passata per la via la vecchia che non ha una casa dove andare, e nascondeva qualcosa sotto la sottana, era una chiave antica che ha trovato. Fuori fa un freddo che non dà un minuto di pace, ma lei contenta vedessi come va. Ha una chiave e le pare di avere una casa. Ci manca poco e poi arriverà. La chiave gliel'ha buttata l'angelo di latta che è sopra il campanone, poveretto più di lei. Va in paradiso, o povera vecchia, prendi, e gliel'ha buttata la chiave in mezzo ai piedi. Zarchè, cercare. Malmociat spazzadora ti canton, la reva chi burdella sfurgatè. E prem, la impei al bascozzi us ne andè, clacolt un pegnadossi e di buton. La boccia calè rota e tota in pes, la pisma quel di veida coloret, e cal burdeli alto di pan straset, par la bombosa che la perde sguadez. Mo quan chi ha ben fineida sfurgate, e ven clareva un, ogni più niente, e smessa un po' e po', e va via content, che tutte belle saveva la tezza il che. Nei mucchi della spazzatura nell'angolo arrivano i ragazzini a frugare, e il primo ha riempito la tasca e se n'è andato, che ha raccolto un pugno di ossi e dei bottoni. Il fiasco che è rotto e tutto in pezzi gli piace a quello lì per i vetri colorati, e le bambine raccolgono dei panni stracciati per la bambola che perde la segatura. Ma quando han ben finito di frugare, ecco che ne arriva uno, e non c'è più niente, e ruga un po', e poi va via contento, che tutto il bello, sapete, è nel cercare.